Buonasera e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del nuovo team eSport della Romulia, un team che vedrà ben tre campionati svolti dalla Romulia, sarà infatti impegnato, o meglio lo è già, nella I-Serie D, avendo l'anno scorso trionfato nella I-Serie E, ovvero l'Eccellenza. Avremo l'E-Cup che inizierà stasera, quindi tutti i mercoledì in seconda serata sarà disponibile. E avremo anche la parte della I-Femminile con le ragazze che saranno guidate dalla player Giulia Lionato. Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione con VX300 Gaming, che è qui rappresentata, ma prima ancora di procedere appunto all'intervista con il VX300 Gaming, andiamo a presentare gli ospiti che sono venuti oggi. Abbiamo Nicola Vilella, che è il presidente della Romulia, ma anche un componente della commissione LND eSports. Abbiamo colui che si occupa appunto nel Dipartimento di Comunicazione presso la FIGC LND, ovvero Filippo Foglietti, e abbiamo inoltre Marco Brandino, che è il caster ufficiale dell'eSport della FIGC, ovvero della Lega Nazionale dei Dilettanti. Avremmo dovuto avere anche Cristiano Muti, che è il segretario della commissione LND, purtroppo non ci ha potuto raggiungere, ma gli mandiamo un saluto da qui. Passerei dunque direttamente il microfono al presidente Nicola Vilella, che può dare subito il suo contributo. Buonasera a tutti, è un piacere, chiaramente siamo qui per aprire anche il canale Twitch e quindi è un piacere poter fare la prima diretta e ospitare insomma i nostri ospiti che ci aiutano, ci supportano. E come sapete già da qualche anno la Romulia è impegnata nel settore degli eSport. Abbiamo iniziato 2 anni fa, la scorsa stagione abbiamo partecipato al torneo ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti del Comitato Regionale Lazio. Devo dire che con grossa soddisfazione siamo riusciti a vincere il campionato, che è quello che è il primo campionato ufficiale del Lazio, e ci siamo qualificati, quindi abbiamo acquisito il titolo sportivo per partecipare alla competizione Serie E Serie D della Lega Nazionale Dilettanti, che è una competizione diciamo virtuale ma nazionale, diciamo così. E quindi stiamo partecipando con grandissima soddisfazione a questa manifestazione. Abbiamo in programma di partecipare ad altre 2 competizioni e che poi ci sveleranno i ragazzi. Ci tenevo però a ringraziare chiaramente chi rende possibile tutto questo, quindi Luca Pollice, che è il nostro responsabile degli eSport qui alla Romulia. E chi ha contribuito alla crescita di questo progetto, che è MCS Italia, che è una società con la quale abbiamo collaborato negli anni passati, e una società nuova che ci sta aiutando, devo dire, con grossa soddisfazione, VX300, che sta andando molto bene. Siamo veramente soddisfatti per essere al primo anno di E-Serie D, stiamo andando veramente oltre le più rose aspettative. E quindi ecco, ci tenevo a ringraziare tutti, chiaramente anche i nostri sponsor che ci sostengono per tutta l'attività della società. Ti ripasso la parola a Michelangelo e buon proseguimento, grazie. Sì, infatti, come accennava il presidente, l'avremmo svelato alla fine, vi ha spoilerato la sorpresa. L'occasione è anche utile per annunciarvi che la Romulia, con questo evento, annuncia ufficialmente, debutta la sua piattaforma Twitch, sul quale sarà possibile seguire tutte le attività della parte eSport, con la possibilità anche di vedere quando sarà possibile gli highlights e le partite in diretta. Passerei inoltre adesso a presentare Filippo Foglietti, che viene proprio dal Dipartimento della Comunicazione della FIGC LND, e a lei la parola direttamente. Grazie, grazie a tutti, grazie al Presidente per questo invito. Siamo felicissimi, dico siamo perché porto i saluti innanzitutto del Presidente Lopresti e del Segretario Cristiano Muti, che non sono potuti venire per motivi logistici, che però insomma sono sempre molto vicini.
l'abbiamo anche dimostrato come Lega Dilettanti, siamo molto vicini già come calcio, visto che la Romulea festeggia la centesima stagione sportiva, un momento importantissimo, e adesso anche negli sport, e questo è molto importante per noi perché è un progetto che la Lega sta sposando a tutto tondo. È molto motivata e abbiamo trovato le stesse motivazioni qui alla Romulea. E per questo diciamo che è un connubio perfetto e ringrazio di nuovo il Presidente per la lungimiranza e questo approccio innovativo, insomma, al calcio virtuale che però poi ci dà le stesse soddisfazioni di quello reale. Quindi ribadisco il piacere di stare qui e tutti gli in bocca al lupo possibili e immaginabili dalla Lega Nazionale Dilettanti. Grazie mille ancora. Abbiamo appunto il piacere di ospitare anche Marco Brandino, che è il caster ufficiale della e-sport della Lega Nazionale Dilettanti, e quindi ci racconterà probabilmente proprio lui stesso, nello specifico, qual è il suo ruolo, la sua attività. Non vi spoilerò nulla. Grazie mille per l'invito, per me è un vero piacere essere qua, quindi ringrazio il presidente Nicola Villella, ma anche il segretario, il buon Luca, perché ho avuto modo di sentirlo praticamente in questi anni e in questi mesi. E quello che ho trovato qui alla Romulea è un qualcosa che mi piace veramente tanto perché c'è tanta collaborazione da parte della società, questo deve essere anche motivo di orgoglio per voi, perché potete fare proprio da traino a tante altre società che si stanno magari affacciando in questo mondo, perché io comunque vado anche a controllare quello che fate all'interno dei social, guardo praticamente tutto un sito dove c'è al proprio interno anche una sezione e-sport, che vi posso dire non è una cosa da poco, ma anzi è motivo di vanto. Invece per quello che è il mio ruolo, ovvero il caster, semplicemente il telecronista dei videogiochi, ho avuto modo quindi anche di commentare i ragazzi all'interno delle partite, e quello che è noto da parte dei ragazzi che avete tra le vostre fila è che si mettono sempre a disposizione con grande entusiasmo, avere anche la personalità giusta nel mostrarsi e nel farsi vedere. Questa è una cosa che ci tengo tanto, anche perché per quello che facciamo in Lega Nazionale Dilettanti non vogliamo far nascondere nessun giocatore dietro un nickname, dietro uno pseudonimo, ma conoscerli proprio tutti per nome e cognome. E questa è una cosa importante per dare proprio un'identità a quelli che sono questi ragazzi. E per quanto riguarda la Romulea, ho visto che non c'è stata alcuna difficoltà nell'avviamento di questo progetto. Quindi io rinnovo ancora i complimenti a tutto il settore e-sport della Romulea e alla società, ovviamente, anche. Vi auguro una buona serata e grazie mille ancora. Grazie Marco, e a questo punto possiamo fare una presentazione vera e propria di quella che è la società con la quale c'è una stretta collaborazione a livello proprio tecnico e fattivo, avendo i player per quanto riguarda le serie D e l'ICAP, ovvero VX300 Gaming, che è qui rappresentata da Alessandro Lancini e da Alfredo Carbonetti, che ne sono team manager. Doveva esserci anche Jimmy Pelli, che è un cofondatore, ma ha avuto dei problemi logistici. Una piccola presentazione di VX300 Gaming, che nasce nel 2019 come un collettivo di appassionati, che ha portato avanti un'idea fin addirittura dal 2007, che è quella di andare a praticare l'attività dell'eSport come un vero e proprio sport. È appunto una visione molto visionaria rispetto a quello che è stato poi il susseguirsi degli eventi, e quindi abbiamo il piacere di farci raccontare direttamente da Alessandro quella che da dove è nato tutto questo, e soprattutto qual è stato il percorso, che immagino non sia stato facile per renderlo possibile, oltre ad andare a presentare quelli che sono i nostri players. Buonasera a tutti. Beh, innanzitutto anch'io vorrei ringraziare la Romulea per l'opportunità che ci ha dato. Siamo molto orgogliosi di rappresentarli, principalmente perché oltre a essere appunto una società storica, è una società che punta molto sui giovani e che ha deciso
sin da subito di puntare anche su questo settore dell'eSport, che è un settore in forte crescita, soprattutto negli ultimi anni. Diciamo, anche la pandemia ha dato un bel boost a questo settore, e si spera, grazie anche alle istituzioni come l'ND, che ci sia un'ufficialità effettiva di questo mondo, e che si possa farlo diventare un reale sport. Come già più o meno la strada è quella, dobbiamo riuscire a dare una vera ufficialità. E niente, noi nasciamo nel 2019 ufficialmente, in realtà è dal 2007 che esistiamo come progetto eSport. L'idea era quella di unire tutti gli appassionati dei videogiochi che avessero dei valori riguardanti sia il modo di giocare sia il modo di vivere i videogiochi. E l'idea era appunto quella di poterlo vivere come uno sport. È stato difficile, non lo metto in dubbio, più che altro perché all'inizio non c'era molta considerazione, c'era, diciamolo, un po' di discriminazione anche per quanto riguarda la parte di videogiochi e chi gioca ai videogiochi. Però questo mondo sta venendo sempre più sdoganato, e soprattutto all'estero, ma anche in Italia, i numeri stanno crescendo molto. Se posso citare qualche numero, in questo momento in Italia, più o meno da delle statistiche fatte nel 2020, ci sono quasi 1 milione di persone che guardano eventi eSport alla settimana, con una media di all'incirca 6 ore sempre per settimana per persona. Quindi i numeri sono in forte crescita, speriamo che crescano sempre di più e che appunto ci sia un riconoscimento di questo settore. Vorrei ringraziare ancora tutti quanti, soprattutto la società, di averci dato questa possibilità di collaborare con loro, e speriamo di far bene e renderli orgogliosi di noi. Inoltre, come dicevamo in anteprima, vi è il team di I Femminile, che abbiamo qui rappresentato da due delle tre ragazze, che sono Monica e Francesca, prego. Una nata nel 2004, l'altra nel 2007, rappresentano proprio delle ragazze che sono, oltre ad essere giocatrici dell'eSport, sono giocatrici anche della scuola calcio dell'agonistica della Romulia, quindi testimoniano e rappresentano quello che può essere un'altra via di sviluppo del discorso eSport, che è quello di favorire nelle società stesse un dialogo, una collaborazione tra il campo e la parte appunto dei videogiochi. Vi ricordo in conclusione quelli che sono gli appuntamenti con il calendario eSport. Abbiamo stasera che inizia l'ICAP, abbiamo tutti i lunedì la I Serie D e tutti i martedì la I Femminile. Grazie per aver partecipato, per aver visto la nostra presentazione, grazie a tutti gli ospiti per essere stati qui e per lavorare insieme a questo splendido progetto qual è Romulia eSport.